Prepartita di Ferrara Mantova, siamo con coach Marterossi, peraltro ex della partita. Coach, due squadre che si presentano a questa sfida reduci da momenti decisamente opposti, con Ferrara reduce da due vittorie nelle ultime 10, ha perso l'ultima di 32, ha cambiato coach, mentre invece la dinamica è reduce dalla importante vittoria all'ultimo secondo con Mantova. È una gara che nasconde delle insidie a livello di motivazioni? Sì, diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per ribaltare classicamente la situazione. Evidente, no? Questo campionato è abbastanza classica una situazione di questo genere, soprattutto in questo periodo le squadre affamate contano molto e a maggior ragione c'è una necessità di invertire la rotta come Ferrara, però diciamo che noi dobbiamo avere chiaro un paio di cose che sono poi l'essenza di questa gara. La prima è che Ferrara è una squadra di un talento interessante, diffuso, fisicità, una grande potenzialità offensiva e chiaramente il secondo punto si collega a quello che ho appena detto e riguarda la gara dell'andata. La gara dell'andata ci deve fare ovviamente avere un carico di rabbia perlomeno pari a quello loro attualmente e considerare che comunque quella sconfitta è stata figlia di una difesa incerta da parte nostra, ma da grandi potenzialità da parte loro, in particolare a livello offensivo. Quindi queste due cose ben chiare, indipendentemente da quella che potrà essere l'aspetto emotivo dei giocatori ferraresi e indipendentemente anche da come sarà la guida tecnica. Si è parlato nel post partita della gara con Bologna dei difetti che ha presentato questa squadra, cioè Mantova a livello di rimbalzi piuttosto che dato statistico, dicevi la qualità di questi rimbalzi, seconde opportunità concesse che alla fine hanno generato punti per gli avversari, poi una squadra che è andata in difficoltà la prima zona o finta zona con la Virtus, con Ferrara quali di queste situazioni, quali altre situazioni sono da tenere a mente? Beh, questo è un pochino più difficile del solito perché appunto essendoci stato un cambio di guida tecnica può darsi che le situazioni propriamente tattiche del momento possono essere variate rispetto alle abitudini. Non credo viceversa che cambierà l'attitudine alla corsa e al gioco in transizione di Ferrara, che immagino rimarrà anche in futuro un marchio distintivo. Quindi questo è il primo aspetto, togliere la loro leggerezza nella corsa con tutti i giocatori e pensando che andare a fare una partita solo di ritmo contro di loro potrebbe portarci anche ad andare fuori giri, quindi il ritmo deve essere intelligente e quindi evidentemente per questo c'è bisogno di una buona predisposizione a controllo della palla, quindi poche palle perse e sicurezza nel ricercarsi. Nelle ultime due partite, un po' per causa tua, un po' per causa di coach avversario, si è parlato tanto degli arbitri, e secondo me domenica sarà una partita presumibilmente potrebbe diventare un po' nervosina. Che terna ti auguri, con quali caratteristiche ti auguri di avere domenica? Beh, cioè nel senso la conosciamo la terna, giusto? Sì. Tra l'altro non mi ricordo nemmeno bene, a parte Ursi, gli altri due sono due personaggi un pochino più giovani, ma insomma adesso diciamo che magari non vale la pena più tanto parlarne. Io credo che comunque la partita andrà fatta dal punto di vista caratteriale, soprattutto all'inizio e ovviamente nel quarto decisivo che si presume sia quello finale. Quindi lì dovremmo essere molto presenti e molto solidi fisicamente e conseguenzialmente farci rispettare dagli arbitri. Poi insomma direi che per quello che vale a livello teorico Ursi dovrebbe essere l'arbitro clou della nostra categoria, poi è ovvio che comunque insomma bisogna vedere un po' l'affiatamento delle terme, questo è un aspetto un pochino più delicato. Hai detto che probabilmente Ferrara ripresenterà una propensione alla corsa, diciamo, però quali possono essere le discrepanze della gestione di Tullo con la Furlani, insomma, secondo te, visto che comunque anche Furlani è un allenatore ovviamente navigato della categoria, lo conosci come le tue tasche, insomma. Ma sai,
teoricamente sono molte, però è ovvio che non si possono certamente mettere in pratica in 3 giorni, quindi credo che l'intelligenza di chiunque subentri sia quella di tenere le redini di ciò che è stato fatto, di magari di ridurre la proposizione dei giochi a livello offensivo e di migliorare l'aspetto di mentalità difensiva, prima tecnica e mentale, prima ancora che tattica. Ecco, questo penso sia logico. Quando si subentra, immagino che anche Adriano Furlani abbia sentito questa esigenza. E poi magari dare responsabilità diverse, insomma, predisposizione di ruoli, però in questo senso credo che Ferrara sia in una situazione molto definita, dove il quintetto è tale, dove i 3 giocatori della panchina devono ritagliarsi degli spazi a seconda delle esigenze, insomma, ecco, non credo che ci possano essere delle grandi sorprese dal punto di vista della scacchiera dei giocatori. Certo. L'anno scorso mi ricordo che nel post partita della partita appunto a Ferrara eri rimasto talmente colpito dall'atmosfera, dall'accoglienza, che ti eri voluto solamente soffermare su quello, lasciando l'aspetto tecnico a Alberto. È passato un po', oppure ti fa ancora enormemente piacere tornare a Ferrara, oppure essendo la seconda volta un po' meno? Ma questo sicuramente, io più che altro spero di poter avere lo stesso epilogo, insomma, è lo stesso, faccio, lascio volentieri la parola ad Alberto anche domenica. L'ambiente ostile, cioè come si affronta, cioè, queste partite, cioè, io mi ricordo la partita precedente, spareggi così, no? Un pubblico sembra abbastanza caldo così, la squadra cosa deve fare in queste situazioni? Anche se, vabbè, detto da così è molto molto... Così è molto, molto semplice, no? Bisogna vedere le reazioni in quel momento. Io posso semplicemente dire che, come ho detto anche ai vostri colleghi di Ferrara ieri, intanto considero questo un test di alto livello, per vari motivi, sia per l'emotività della sfida, sia per la forza della squadra, che l'avversario, come abbiamo detto, soprattutto a livello offensivo, è per la partita dell'andata. Quindi per me è un test di alto livello e quindi sarà semplicemente il prodromo di tanti altri test del girone di ritorno, perché ovviamente non dovremmo giocare solo su un campo impegnativo come quello di Ferrara, ma anche altri, forse molto di più, quelli successivi, no? E quindi è evidente che deve essere tutta una concatenazione questo, quindi lo sviluppo emotivo della partita di domenica sarà importante anche per capire gli atteggiamenti che potremo avere in quelle future, insomma. Quindi comunque farne tesoro, e insomma, però io credo che come sempre, poi quando si è in campo è sempre un bel accettare una sfida, senza dubbio, quindi non mi preoccuperei molto di questo aspetto, io credo che saremo in grado di produrre una buona partita, indipendentemente da tutto, l'importante sarà mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Eccoci con Alessandro Mici, alla piccola della Dinamica Generale Mantova. Ale, prima di parlare del basket giocato, se vuoi cogliere l'opportunità per chiarire un po' la situazione che si è creata domenica scorsa, sabato scorso con Lume, sei libero di farlo. No, non ho niente da dire al riguardo, ho solo, e mi dispiace, sentito una marea di cazzate in questi giorni che sono venuti dopo la partita. Ci sarà il tempo e il modo di chiarire la situazione, ma io non ho assolutamente niente da dire. L'unica cosa è che mi dispiace, perché la cosa ha preso un piglio veramente molto molto esagerato e sono state inventate parecchie cose, però voglio dire, lo conosciamo, un po' dipende dai fenomeni da tastiera che ci sono in giro e un po' dipende da l'incredibile immaginazione delle persone, perciò pazienza, finisce così, per me non c'è nient'altro da dire. Parlando invece del basket giocato, con la Virtus è arrivata un'importante vittoria, sembrava finita sul più 21, poi avete subito la rimonta, siete andati sotto di 5, alla fine è arrivato il canestro liberatorio di Candussi. A livello emotivo, quanto vi ha dato e quanto vi darà una vittoria ottenuta contro una squadra del genere in questo modo? Beh, sicuramente a livello emotivo una vittoria che può contare tanto, però vuol dire anche poco, perché
Questo non significa che domenica arriveremo alla partita di Ferrara consci di aver vinto la partita prima con la prima in classifica e allora con qualche convinzione in più. Bisogna rimanere comunque coi piedi per terra, con la felicità di aver portato a casa due punti importanti che avevamo tra l'altro perso la settimana prima con Treviso, e niente, giocarsela a viso aperto come ce la siamo sempre giocata con tutti finora. Ferrara e Mantova, come dicevamo prima con Martelossi, stanno vivendo due momenti esattamente diversi, terza in classifica Mantova, terz'ultima Ferrara. Che partite ti aspetti domenica? Ma sicuramente non troveremo la Ferrara che si è vista nelle ultime uscite, perché appunto hanno, come sanno tutti, hanno cambiato guida tecnica, perciò solitamente è una cosa che a livello emotivo porta qualche energia in più. Di solito dopo un cambio di allenatore, sai, c'è sempre quell'impennata da parte della squadra, però voglio dire, noi siamo noi e andiamo là consci di trovare una squadra che comunque ha un quintetto veramente molto forte per la categoria e forse un po' corta in panchina, però comunque un'ottima squadra che ci darà sicuramente il filo da torcere. Secondo me sei proprio stato allenato da Furlani, secondo te su cosa metterà l'accento in questi primi giorni per far cambiare registro un po' ed essere agguerrito, secondo me? Beh, sai, comunque penso che abbia avuto veramente pochi giorni per lavorare, quindi penso che le cose più o meno di base rimarranno le stesse che i giocatori, ti parlo di livello tecnico, hanno avuto fino adesso. Poi magari appunto sotto il livello mentale ci sarà una svolta. Penso che per questa prima partita almeno passi tutto dal punto di vista mentale della squadra. Ecco. Grazie. Il discorso del Messi Ferrara, come diceva prima Alberto, è uno dei tanti test, no? Vi aspetto un girone di ritorno abbastanza impegnativo. Da questo punto di vista però credo che la prova di domenica vi abbia dato una buona spinta, al di là del fatto che poi tutte le partite sono diverse. Sì, sicuramente ci ha dato una buona spinta e adesso arriverà un cerchio di partite veramente dure, comunque la nostra portata, e mi riferisco sia alla trasferta di Ferrara che alla partita in casa che poi ci sarà con Chieti, alle trasferte di Verona e Bologna. Ecco, sicuramente in questa prima parte di giro di ritorno non è un calendario semplicissimo, però lo sapevamo anche all'andata e per assurdo magari abbiamo perso, non so, mi ricordo l'andata, due punti in casa con Iesi, appunto in casa con Ferrara, che avremmo pensato di prendere, e invece in questo ritorno ci siamo comunque giocata con Treviso, abbiamo vinto a Iesi, abbiamo vinto in casa con Bologna, perciò siamo pronti per tutto. Ecco.